La transizione ecologica e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 sono obiettivi che richiedono un urgente riorientamento dei flussi finanziari verso attività e progetti sostenibili. Un pilastro fondamentale messo in campo dall'Unione Europea per sottintendere queste necessità è rappresentato dalla cosiddetta tassonomia europea. Si tratta di un sistema di classificazione standardizzato delle attività che possono definirsi ecosostenibili. Lo scopo primario della tassonomia è quello di favorire la crescita della finanza sostenibile, fornendo a imprese, investitori e responsabili politici uno standard comune per l'identificazione di attività sostenibili da un punto di vista ambientale. L'introduzione di definizioni appropriate di ciò che può essere considerato sostenibile, infatti, supporterebbe la mobilitazione degli investimenti dove più necessario, verso cioè attività riconosciute come effettivamente ecosostenibili. A questi scopi, il legislatore europeo ha istituito un gruppo tecnico di esperti sulla finanza sostenibile, composto da 35 membri di varia estrazione, provenienti dalla società civile, dal mondo accademico, finanziario ed imprenditoriale. Tra i compiti assegnati a questo gruppo di esperti vi è proprio quello di assistere la Commissione nell'elaborazione della tassonomia, sviluppando una prima classificazione delle attività in grado di contrastare il cambiamento climatico, fornendo linee guida per la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità. Al lavoro di questo organo consultivo si aggiunge quello della piattaforma per la finanza sostenibile, anch'essa incaricata di elaborare una classificazione armonica delle attività sostenibili e impegnarsi nell'aggiornamento e nel monitoraggio continuo di tutto ciò che riguarda la finanza sostenibile. Altro tassello importante sono le ricerche scientifiche svolte dal Centro Comune di Ricerca dell'Unione Europea, che contribuisce alla formazione delle solide basi scientifiche su cui poggia la tassonomia stessa. Il vero e proprio percorso di regolamentazione della tassonomia vede come primo passo la pubblicazione nel giugno 2020 del regolamento 2020-852, il cosiddetto regolamento tassonomia. Il documento specifica le condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per poter essere considerata ecosostenibile. Entrando nello specifico, un'attività economica deve innanzitutto contribuire positivamente ed in maniera sostanziale ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea, cioè mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento e protezione della biodiversità e della salute degli ecosistemi. In aggiunta, l'attività non deve produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo ambientale e deve essere svolta nel pieno rispetto delle garanzie sociali minime, definite sulla base di standard internazionali per i diritti umani e sociali. Il regolamento tassonomia specifica inoltre le informazioni che imprese ed operatori finanziari dovranno fornire in merito al loro allineamento alla tassonomia stessa. In particolare, le aziende già soggette ad obblighi di disclosure non finanziaria sono chiamate a pubblicare la loro percentuale di fatturato, spese in conto capitale e spese operative che possono considerarsi allineate alla tassonomia. Per quanto riguarda gli operatori finanziari, invece, le informazioni richieste comprendono una descrizione di come e in che misura i loro investimenti riferiscono ad attività economiche ecosostenibili, accompagnata dalla quota delle loro esposizioni in attività allineate alla tassonomia. Il contenuto e la metodologia da seguire per una corretta valutazione di tutte queste metriche sono specificati nel regolamento delegato 2021-2178. Questo impianto, costruito dalla Commissione, mette in luce la funzione della tassonomia come strumento di trasparenza, che pone l'obbligo ad imprese finanziarie non di rendicontare il proprio livello di sostenibilità, seguendo il sistema fornito dalla tassonomia stessa.
Inoltre, è bene sottolineare il fatto che la tassonomia non nasce per imporre al mercato l'obbligo di investire esclusivamente in attività economiche sostenibili, ma al contrario si presenta come uno strumento che, traducendo gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea in uno standard comune, vuole facilitare la transizione verso un'economia sempre più verde, giusta e resiliente. Per poter effettivamente valutare la percentuale delle attività ecosostenibili, occorre fare riferimento ad una serie di criteri di vaglio tecnico introdotti dalla Commissione per mezzo di un primo atto delegato pubblicato nel 2021. Questi criteri tecnici sono soglie specifiche definite in base al settore di appartenenza di ciascuna attività, che devono essere rispettate per soddisfare i requisiti di allineamento alla tassonomia. Un esempio è riportato nella seguente immagine, che illustra i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico definiti per l'attività di produzione dell'alluminio. A questo primo atto delegato, focalizzato sui primi due obiettivi ambientali, quali adattamento e mitigazione al cambiamento climatico, se ne aggiungerà un secondo rivolto ai quattro rimanenti obiettivi ambientali. Il lavoro di produzione di questi criteri è un lavoro in divenire, soggetto ad un continuo riesame in base agli sviluppi scientifici e tecnologici. A questo proposito, la tassonomia è stata al centro di un forte dibattito quando la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di ampliare il raggio di attività nel settore energetico eleggibili per l'allineamento. Per mezzo di un regolamento delegato sono state successivamente introdotte attività associate al gas naturale e al nucleare, inizialmente escluse dall'elenco di potenziali attività verdi. Già nel 2020 la Commissione aveva avviato un lavoro approfondito per valutare l'inclusione o meno di gas ed energia nucleare nella tassonomia delle attività ecosostenibili, coinvolgendo il Centro Comune di Ricerca e gruppi di esperti su queste tematiche. Le ricerche scientifiche svolte da questi enti costituiscono la base delle scelte della Commissione, che ha proposto di incorporare queste attività con lo scopo di accelerare il passaggio dai combustibili fossili, solidi o liquidi, compreso il carbone, a fonti meno impattanti, verso un futuro sempre più neutrale dal punto di vista climatico. Anche in questo caso, per poter essere dichiarate verdi e allineate alla tassonomia, sono stati predisposti criteri stringenti di performance che le eventuali attività legate a gas naturale e nucleare devono necessariamente rispettare. Nonostante ciò, questa decisione del legislatore europeo ha dato il via a diverse controversie, mosse principalmente da organizzazioni ambientaliste, che hanno intrapreso un'azione legale contro l'esecutivo europeo, sostenendo che questa classificazione non darebbe che un segnale netto al mercato circa la sostenibilità di gas nucleare, contrastando tra gli altri gli obiettivi di Parigi. Quando si parla di tassonomia, una precisazione importante è quella riguardante la distinzione tra concetto di ammissibilità e allineamento. Un'attività ammissibile, secondo la tassonomia, è semplicemente un'attività inclusa nella lista di quelle considerate. Mentre, come si evince dal seguente schema, un vero e proprio allineamento si ottiene solo se i criteri di vaglio tecnico predisposti vengono rispettati, così come le minime garanzie sociali. Ne deriva il fatto che rientrare nella lista delle attività prese in carico dalla tassonomia non comporta necessariamente un allineamento alla stessa. Calcolare la quota di attività commerciali, di investimento o di prestito ecosostenibili è un processo molto più complesso, che necessita la verifica puntuale della performance di ciascuna attività nei confronti delle soglie determinate dalla Commissione europea. Poiché tale processo non è per nulla banale, il legislatore ha previsto per tutte le entità soggette al regolamento tassonomia un periodo di preparazione alla disclosure richiesta.
In particolare, le imprese non finanziarie dovranno comunicare la percentuale di fatturato, spese operative e spese in conto capitale ammissibili alla tassonomia nel corso del 2022, mentre a partire da gennaio 2023 la divulgazione dovrà riguardare il completo allineamento. Per gli operatori finanziari, invece, la pubblicazione della proporzione di allineamento entrerà in vigore a partire da gennaio 2024, mentre per gli anni 2022 e 2023 sarà sufficiente fermarsi all'ammissibilità. Fin dalla prima proposta del regolamento tassonomico è subito apparsa chiara la possibilità di trarre beneficio da un progressivo allargamento dello standard di classificazione, inizialmente circoscritto solo a quelle attività che possono maggiormente contribuire al raggiungimento della neutralità climatica. Basti pensare che il primo requisito per poter rientrare nella tassonomia europea è quello del contributo di natura sostanziale ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali, che sono molto sfidanti e onerosi. Molte attività risultano quindi essere escluse dalla tassonomia e non ammissibili, semplicemente perché non hanno un contributo positivo per l'ambiente particolarmente alto, ma questo non significa necessariamente che siano attività dannose per l'ambiente. Alcuni stakeholder potrebbero erroneamente interpretare una mancata classificazione come un segnale negativo, quando invece la tassonomia non nasce per ostacolare attività che hanno un basso impatto ambientale. Altre attività, invece, potrebbero risultare non allineate in quanto caratterizzate da una performance ambientale mediocre, ma fonti di finanziamento consistenti potrebbero comunque facilitare il loro progressivo miglioramento. Per questo motivo, la Commissione sta valutando la possibilità di includere attività economiche inizialmente escluse, poiché non centrali alla lotta al cambiamento climatico, ed introdurre più livelli di performance ambientali per il riconoscimento di tutte quelle aree che, grazie a nuovi investimenti, potrebbero comunque accrescere la loro influenza positiva alla transizione ecologica. Questo ampliamento sicuramente provocherebbe un aumento della complessità del quadro tassonomico e un processo decisionale più articolato, ma al contempo fornirebbe un sostegno più ampio alla transizione ambientale dell'intera economia. Oltre ai destinatari diretti del regolamento tassonomia, quali tutti i partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari e le grandi imprese soggette all'obbligo di divulgare informazioni di sostenibilità, è possibile identificare una serie di destinatari indiretti, ossia tutte quelle entità che hanno l'interesse di attrarre investimenti sostenibili e cogliere le molteplici opportunità offerte dalla finanza sostenibile, seppur non ancora chiamate obbligatoriamente a rendicontare informazioni di sostenibilità. Tra di esse troviamo sicuramente le piccole e medie imprese, attori centrali del tessuto economico europeo. Da un lato, applicare volontariamente le linee guida tassonomiche e dimostrare di essere allineati alla tassonomia permetterebbe alle PMI di distinguersi dagli altri player di mercato e di qualificarsi nelle lunghe filiere di produzione delle grandi imprese, così come di intercettare importanti risorse pubbliche e private specificatamente indirizzate a sostenere la transizione ecologica. Dall'altro, l'applicazione della tassonomia alle PMI porta con sé una serie di sfide e criticità. Prime fra tutte l'onerosità dei dati che occorre raccogliere e gestire e la mancanza di informazioni comparabili e di qualità per la valutazione della performance di sostenibilità delle piccole e medie imprese. Inoltre, le PMI sono spesso parte delle catene di fornitura delle grandi imprese soggette ad obbligo di divulgazione non finanziaria e per questo anch'esse coinvolte nel loro processo di rendicontazione. Anche le banche e tutti gli intermediari finanziari chiamati a valutare il proprio allineamento alla tassonomia costituiscono una fonte di pressione per tutte quelle PMI con cui hanno rapporti. Essi infatti richiederebbero sempre più informazioni di sostenibilità necessarie a stabilire la performance ESG dei propri investimenti e delle proprie esposizioni.
Per questo motivo occorre che tutte le imprese si attrezzino fin da subito ad affrontare il costo di raccolta di informazioni di sostenibilità e del cambiamento di natura organizzativa che ne deriverà. Seppur la tassonomia europea sia stata sviluppata focalizzandosi su imprese di grandi dimensioni, il ruolo centrale delle PMI nella scena economica internazionale sottolinea l'importanza e la necessità di coinvolgerle maggiormente in questo processo di transizione, per mezzo di un approccio graduale che affianchi ad obblighi e doveri, incentivi e benefici economici per tutte quelle aziende che dimostrano di impegnarsi in questo processo di sostenibilità.